Grande successo di pubblico per il Career Day, evento promosso dalla provincia di Roma a un anno dall'apertura di Porta Futuro, l'innovativo centro per il lavoro. 25 aziende hanno messo a disposizione 1000 posti di lavoro, permettendo a centinaia di giovani di accreditarsi per ottenere un colloquio e l'opportunità di trovare un'occupazione. Alla fine della giornata sono state 5.000 le persone che hanno partecipato. Come sottolineato dall'assessore alla formazione e lavoro Massimiliano Smeriglio e dal presidente Nicola Zingaretti, le iniziative proposte in questi mesi dalla provincia per contrastare la crisi e la disoccupazione sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che a Roma sono in cerca di un lavoro. In questa Italia aver prodotto un evento nella capitale del paese come questo, con tante aziende che mettono a disposizione offrono la disponibilità fino a 1000 posti di lavoro, rende la giornata di oggi un fatto storico in totale controtendenza. Permetteteci un po' di orgoglio nell'aver realizzato in un anno un servizio come questo, che dimostra che il pubblico ha una funzione, che non c'è niente da conservare, che c'è molto da innovare, mantenendo però la regia e il supporto pubblico sia alle imprese che alle persone. We're so fine, let's just take it down.